basta. Intanto prima avete visto un filo particolare, elastico, che si utilizza per... Valentino! 3-10! Bellissimo uomo. Ma la signora... Giuro, non ho dato nulla alla signora. No, no, ascolta, tu hai pagato la signora prima, no. Io lo so. No, in nero, in nero. Maria Roberta Gerka! Portando a 4,25 il suo quarta assieme a Greg Necci, all'attivo 8 titoli italiani giovanili in Svezia, 6 le presenze con la maglia azzurra, campionessa italiana università Francesca Semeraro. Eccola! Rispettiamo e la accompagniamo con lo sguardo fino al termine del salto. Grey Nacci. Vediamo se Francesca Semeraro gradisce il ritmo del pubblico, lo vedremo da lei. Velocissima, ecco sì! Questa è qua! Anche qui è rimasto un pochino indietro, avete visto, ma... L'età del 94, allenata da Giacomo Giusti, come dicevamo prima, l'attivo un titolo universitario. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona, ma vediamo qui Valentino. Primo tentativo, 3 metri e 90, Francesca Boccia! Le fiamme gialle andrà Giulia Valletti Borgnini, abbinata all'associazione Sclerosi Multipla AVD1, atleta che ha un personale di 4 metri e 30. Ancora! Tanta roba questo! Tanta roba qui! Valletti mette giù questo salto veramente eccezionale! Un applauso ancora per Giulia! Sei un atleta molto forte, quindi sei un atleta che entra nell'elite e quelle solamente dopo i 4 metri, poi tutto diventa gioia, fatica, cuore, ma 4 metri è la misura che nel mondo femminile italiano dà un po' lo spartiacque. Maria Roberta Gerka è la prima ad affrontare i 4 metri. Ok dei giudici. Vediamo se Roberta gradisce il ritmo del pubblico. Ecco! Roberta Gerka, primo tentativo. Entra a 4 metri ora Giulia Valletti. Giulia Valletti Borgnini, categoria promesse, 4,30 m il suo personale, atleta delle Fiamme Gialle del 2001. Giulia Valletti Borgnini!
eccolo lì, 4 metri, Giulia Maletti. Claudio. Giulia. Claudio, ma io tu sono, l'hai io già sono vista? Valentina. Ma tu hai visto, Valentina. Hai mai visto? Ora è Francesca Semeraro che prova ancora i suoi 4 metri. Abbiamo visto salire su. Eccola! Resta in gara Francesca Semeraro. 4 metri 10, primo tentativo per Roberta Gerca. I giudici stanno terminando il... Oh, di pochissimo! Applauso enorme, Giulia Valletti! Vediamo se Giulia vorrà il ritmo del pubblico. Velocissima l'entrata, 4-10! Giulia! Primo tentativo, Giulia Valletti, 4-10! Roberta chiede 65 per la misura dei riti, 4 metri 10 il suo tentativo. Andiamo da Roberta Gerca, un grande applauso per lei, Piazza Sanù. Roberta vuole sentirci tutti. Avevo bisogno di questa musica, signore e signori, Roberta Gerca! Grande applauso e spingiamo Francesca Boccia. Oh! C'era! Piazza Sanù! L'atleta abbinata all'associazione valdostana paraplegici, l'applauso, la musica, il ritmo, Roberta Gerca. Eccola lì, 4-15, 4-15, primo tentativo, sugli applausi per Giulia Valletti. C'è! Mamma che dritta! Mamma che dritta! Errore per Francesca Semeraro che tra poco rientrerà in pedana. È pronta per il suo 4-15. Sugli applausi, Francesca Semeraro! Sugli applausi, Francesca Semeraro. Roberta Gerca, 4-20. Personale di 4-30 per Roberta. Mamma che ritmo che ha preso! Signore e signori, Roberta Gerca! Non va il primo, un applauso enorme per Giulia. A stare dentro la gara, a superare questo 4-20. Ricordiamo che Giulia ha una personale di 4,30 m. Adesso abbiamo un atleta che ha superato. Esatto, i 4,20 e l'ultima che si sta preparando per il prossimo successiva in questo momento chiaramente, e su il ritmo per Giulia Valletti Bordini. Un applauso enorme, Giulia Valletti Bordini, sarebbe il suo nuovo record personale.
ragazzi, mannaggia, veramente di un niente. Facciamo un applauso al primo tentativo di Roberto. Non ne hai bisogno. Io invece chiedo, è pronta? No, no, si sta preparando. Di 5.50 sul ritmo per Roberta Gorka. Ah! No! Tomba Roberta Gorka. Sugli applausi per lei, sugli applausi. Simone Bertelli Junior, 4.11 per lui, il più giovane in gara, quindi categoria maschile.